Bubble perdono casualmente con il ritorno di Ardizzo. Finché abbiamo sparito. Abbiamo vinto 8-2, quindi. Certo, l'altra volta mi è stato detto che senza Ardizzone e Bubble vincono. Torna Ardizzone e Bubble tornano a perdere. No, questo non c'entra niente, Ciccio, perché se no, appunto, cioè, però la squadra non gira. Cioè, l'altra volta anche abbiamo vinto per questa cosa. Però abbiamo vinto con Montalto, il nostro portiere migliore in campo, che appare due tiri liberi. Sì, aspetta, però non è che ha giocato bene soltanto Montalto a scorsa volta. Ha giocato tutti bene. E spiego perché. Perché c'era più senso di responsabilità. Sapevamo che mancava Ciccio e quindi eravamo. Capito? Giocano bene quando non due difensori degli stronzi. No, perché non c'era lui. Perché non c'era lui. Aspetta, dobbiamo giocare bene perché attenti perdiamo e giocano bene. Ci no. sono io, beh, c'è lui, giochiamo tutti male. Tanto. No! Si perde 8-2. No, perché c'erano due difensori. Con il fatto che poi nei cambi magari ce n'era uno in campo e tre attaccanti. Allora, questa volta erano tutti senza responsabilità e che dicevamo, cazzo, dobbiamo lasciare. Si muovono i fuori in difesa. Invece oggi, che eravamo tutti diciamo al completo, anzi mancava una punta Moroso, in difesa eravamo scollati nella fase difensiva, che non significa fase difensiva Ciccio, Gianluca e Peppe, significa tutti la fase difensiva. Al contrario, in fase offensiva, al solito, pochi passaggi, poche cose. Cioè, diciamo che oggi abbiamo fatto vedere che ci tenevamo poco. Però dalle volte prossime in poi, Cosa è ballare? Sì, sono funzionato. A telecamera sono funzionato. L'anno scorso i papà giocavano benissimo. Vincia. Ma perché l'anno quest'anno? O qualcuno ci ha fatto la magumba, o c'è qualcuno che porta sfiga. E qui bisogna. Dobbiamo tornare a essere. Bisogna trovare qual è. Dobbiamo tornare a essere il gruppo. Cioè, noi non sapevamo come porta sfiga. Ah, senti, Ciccio. No. È vero che di fronte dovete soccare Angel, sono la signora squadra. Sì, la signora squadra va a puttana, cioè non hanno fatto niente per il campionato. Comincia a scassare la minchia. Ecco, Peppe Leone, sul lato filosofico. Sì, che ha riassunto. Beh, comunque, riassumendo finché ognuno... Non era il verde meno grano. Ah, minchia, non so tanto. Il campionato di squadra, comunque ognuno non fa il suo, ognuno non gioca senza voglia. Sì. No, senza dire, per forza si perde. Sì, no, ma infatti abbiamo deciso oggi, cioè abbiamo toccato il fondo. La prossima volta si risale. Abbiamo toccato la legge. Prossima volta a Rosenborg, un avversario alla vostra portata. La vostra portata non c'è niente, non sta. Se giochiamo così alla vostra portata. Rosenborg che sono i vicini delle quali. Sono la ricerca disperata di punti Rosenborg, voi lo sapete, Piero lo sa bene. Ma noi compà. È la partita della vita per voi? Sì, cioè la partita della vita no. Oramai tutte le partite sono la partita della vita, perché se non ne vinciamo almeno un 3-4 di fila. Rischiamo di andare a sempre alto sicuro. No, comunque sappiamo benissimo che la prossima volta dobbiamo essere più gruppo, avremo qualche modifica tattica di cui ovviamente poi ne parliamo. Amoroso che lascia la squadra con un dolore alla gamba che non esiste, questo da ricordare. Precisiamo che mancava una cosa. Precisiamo che è la seconda. Va bene. Ok ragazzi, allora... Altrimenti ai ragazzi di Socchiarelli si hanno fatto una dibattita. Adesso le andiamo a intervistare. Che hanno passeggiato sulle nostre macerie. Va bene, allora ci vediamo la partita contro il Rosenborg sabato. Sì. Vabbè. Perché sì. Giochiamo di sabato? Sì, perché venerdì ci sono pure rosse e franziscane. È il tuo modo strano di fare il calendario, quindi... Ciao ragazzi, ciao dove è Dizzo? Ciao Ciccio. Soccer Rangers, era da tanto che non vincevate. Non ce lo ricordavo, dai. Vabbè, però... Che è successo? Ma questa è un'annata difficile purtroppo, abbiamo detto, siamo sempre in 5 contati, eccetera, non, Ciccio non si riprende. Il Giorgio non viene male. C'è chi è Morrodi che ha due palle, tante. Quindi, però dai, bella vittoria oggi contro i Bubble. Sì, bella vittoria. Abbiamo fatto un bel po' di punti. Sì, si capisce. Speriamo di essere da penultimi o ultimi, vediamo. Anzi, no, magari a metà classifica. L'obiettivo di male è tra i primi 8. Comunque stiamo acquistando un difensore. Tutto va bene. Viene dall'Argentina, dal Boca. Sì, fresco, giovane. Nome? Dai, nome. No, non si può dire. Abbiamo pure le cose, ci ammazzano. Vero. Comunque, niente, altre domande. Comunque, partita ottima, la prestazione, insomma, la votata. Gli avversari non erano dell'alta classifica, però si è intervenuto benissimo. Erano molto compatti. Perché gli avversari sono poco organizzati, non per cosa, ma anche noi siamo organizzati. Colpa di Piero! Perché sono poco organizzati, la nostra tecnica può fare vincere.
sono organizzati, non ce la facciamo. Ora vedi Bayern, che hanno vinto contro gli Hammers. Hanno vinto contro gli Hammers. Oddio, Santo Stefano. I fratelli Santo Stefano, Mattia Leone, non sono da sottovalutare. Ha parlato da voi Brancati per l'articolo 11. Sì, ha fatto questo favore. Ringraziate anche gli avversari per avervi concesso l'articolo 11, no? Sì, noi ringraziamo, però noi diciamo sempre, in Serie C, 5 noi, 7 gli altri, concediamo l'articolo 11, insomma, per chiedere chi erano. E poi il capo cannoniere della squadra. Ringraziamo, però ogni volta, grazie, prego, noi i grassi non abbiamo mai presi, erano quello che chiedevamo. Ho capito. Migliore in campo? Migliore in campo... Un'ultima domanda, quando torna Cicero? No. Come sta? Secondo me non ce la fa. Purtroppo l'ha lasciato il ragazzo, vabbè. Comunque vuol dire che lo scritto in volo è la mia ragazza. Che mi ha. Faccio un gol in un anno, mica cosa. Bel gesto, romantico. C'è apposta per te di fare vedere il tuo gol. Attento che cazzo. Va bene ragazzi, con questo gesto romantico del vostro capitano. Io vi saluto e ci vediamo sabato. Vediamo prendere Giovanna e ci ha fatto il portiere. Ciao ragazzi, ciao.